36. Marzia. Armonia cosmica, franco lanaria attraverso Gianna, entità. Sono un'entità che si trova come bloccata e ha bisogno di voi per sciogliere questo macigno che mi blocca e mi sta intorno. Sono come rinchiusa. Mirella, come ti chiami e che cosa hai da dirci? Entità, mi chiamo Marzia e sono morta a Roma nel 1944. Sono nata a Bologna nel 1922 e sono stata una giovane molto allegra. Ma adesso non sto bene, sono esplosa. Non mi rendo conto di cosa mi stringe. Io vedo una specie di blocco di pietra, mentre il mio spirito è prigioniero, è compresso. Domanda. Guarda, Marzia, tu puoi chiedere aiuto intorno a te. Ci sarà qualcuno che potrà indicarti la via che devi seguire. Non devi restare lì, hai capito? Guardati bene attorno. Vedrai che ci sarà sicuramente qualcuno che ti sta aiutando. Sì, siamo noi accanto a te, ma prova a guardarti attorno. Noi sicuramente pregheremo perché tu veda questa entità che sarà la tua guida verso la luce. Va bene, Marzia? Entità, va bene. Fatemi parlare ancora un po'. Domanda. Sì, allora cosa ci vuoi dire? Entità, non avevo molta esperienza e mi piaceva ballare, ma adesso non muovo neanche una piccola parte di me. Vi saluto e vi ringrazio. Parlare mi fa sentire meno stretta, ma ora faccio da sola. Ciao. Ciao, ciao. Commento. Questa entità ha poi detto di essere deceduta durante un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Probabilmente è stata schiacciata e ancora non riesce a capacitarsi dell'accaduto. Lei sente il suo corpo compresso dalla massa che lo opprime, ma per la sua evoluzione non ancora sufficiente, crede che anche il suo spirito sia prigioniero e compresso.